Al ritorno dalle vacanze c'è sempre lo stesso incubo: disfare la valigia, lavare e stirare tutto. Ma credetemi, non sono attività così noiose, basta avere giusti alleati. Io ho tutto qui. Voi procuratevi un ferro da stiro, un limone, delle grucce sottili, un panno umido, del sapone di Marsiglia. Adesso vi do qualche consiglio per stirare e riporre gli abiti dopo un viaggio. Per prima cosa stiriamo una camicia. Per le camicette possiamo usare anche solo il vapore, così. Oppure possiamo nebulizzare per inumidirle e stirare più velocemente. Così facciamo prima. Non passate il ferro sopra i bottoni. Con la punta del ferro girateci intorno. Questo ferro è molto leggero e pratico, infatti è più facile stirare. Per appendere i capi nell'armadio usate grucce come queste. Sono sottili, quindi occupano molto meno spazio. Queste in velluto sono perfette perché i capi non scivolano via. Non riponete i capi subito nell'armadio. Appendeteli in uno stendibiancheria verticale. In questo modo eviterete che si formino delle muffe date dall'umidità del vapore. Dopo una sessione di stiro post vacanza, prendiamoci cura anche del nostro ferro. Fate così. Prendete mezzo limone, aspettate che il ferro da stiro si sia raffreddato e lo passiamo sulla piastra. A questo punto prendiamo un panno inumidito e lo passiamo. Così la piastra è bella pulita. Ho finito di stirare. Questa la metto via così non occupa spazio. Non dimenticatevi di prendervi cura della valigia. Questi li mettiamo in lavatrice. Passate un panno umido con il sapone di Marsiglia. Passate sia l'interno che l'esterno della valigia. Lasciate asciugare la valigia all'aperto, all'ombra però. Oggi vi ho mostrato dei piccoli trucchetti per stirare con metodo e disfare la valigia al ritorno delle vacanze. Basta un pizzico di organizzazione, semplice, no? Lidl, anch'io.